Amici sportivi, un saluto da Davide Sardo, benvenuti allo stadio Esseneto di Agrigento, benvenuti all'inizio del campionato di eccellenza. L'Acragas affronta la Leonfortese, squadra ostica, squadra allenata da Sebi Catania. I biancoazzurri hanno battuto domenica scorsa la Pro Favara nel match di andata del primo turno di Coppa Italia per 3-0, mentre la Leonfortese ha pareggiato contro l'Enna, altra squadra che punta al salto di categoria. Diamo uno sguardo alle formazioni, le scelte dei due allenatori. La Leonfortese in maglia nero-verde scende in campo con Lautaro in porta, Colletta, Di Perna, Mannino, Russo, Lopez, Barcio, Niang, Meta, Caputa, Lentini. Allenatore, come detto, Sebi Catania. L'Acragas di Nicolò Terranova risponde con Elesai tra i pali, poi Locascio, il numero 3 Ebaio, 4 Caccetta, 5 Neri, 6 Barrera, 7 Semenzin, 8 Garufo, 9 Pavisic, 10 Mansur, 11 Vizzini. Dunque subito in campo il neoarrivato Desiderio Garufo prende il posto dell'infortunato Dall'Oro, mentre Neri al centro della difesa prende il posto dello squalificato Alfonso Cipolla. Dirige la partita il signor Rosario Zangara di Palermo. Si fanno già sentire i tifosi della curva sud, manto erboso in buone condizioni, temperatura intorno ai 30 gradi. Partita che si preannuncia combattuta e avvincente. L'applauso dei tifosi della tribuna ai giocatori dell'Acragas. Sono presenti circa 500 spettatori. È tutto pronto per il calcio d'inizio affidato alla Leonfortese. Fischietta in bocca per Zangara, cenno d'intesa con i due assistenti. Inizia adesso la partitissima Acragas-Leonfortese, con gli avversari subito a manovrare il primo attacco della partita. Niang fermato da Vizzini, ancora possesso palla per la Leonfortese, ringhia su di lui Vizzini. Caccetta per Semenzin, attenzione, arriva Locascio, fermato ancora Semenzin, il cross morbido, la palla filtra, poi Vizzini, la conclusione, palla fuori dallo stadio. Prima azione d'attacco dell'Acragas al terzo minuto. Vizzini, quinto minuto del primo tempo, Baio, Barrera, bene per Mario Vizzini che alza lo sguardo, palla per Pavisic che la fa filtrare per Semenzin, arriva Garufo, palla per Semenzin, che calcio che gioca l'Acragas, mamma mia, angolo e un assedio alla porta della Leonfortese. Caccetta per Semenzin, sesto minuto di gioco, Semenzin contro Russo. Semenzin va sul fondo, il cross morbido per Pavisic con la testa, Lautaro salva la Leonfortese, palla gol per Pavisic. 14° minuto, ci prova la Leonfortese su palla inattiva, punizione per gli ospiti, 0-0 ancora il punteggio. Mannino in zona tiro, area di rigore affollatissima, vanno a saltare anche i difensori Russo e Lopez, parte Mannina, è un passaggio in aria, fallo laterale per l'Acragas che rimane in attacco, 22° in corso, Locascio, palla che arriva in aria di testa Barrera, poi Lautaro anticipa Mansur. Bene Barrera su Niang, allora Mansur punta la porta avversaria, Mansur, pallone imbucato per Vizzini, il cross di Vizzini, Lautaro la tiene lì. 25° con le mani Colletta, ancora il numero 2 della Leonfortese che non riesce a crossare, allora Mansur, Caccetta, è libero a destra Semenzin, eccolo servito. Semenzin alza lo sguardo, arriva a rimorchio Locascio, palla per Pavisic che finta il tiro, Pavisic, cross morbido, Mansur, palla fuori di un niente, applausi per l'Acragas.
Palla gol anche per Mohamed Mansour al 25esimo. Garufo, cross di Garufo. E Russo anticipa Pavisic, pronto a battere a rete. E non viene concesso il calcio d'angolo, clamoroso errore dell'assistente, il signor Camarda. L'ha toccata nettamente Russo, ma è soltanto rimessa. Garufo, 33esimo. Continua ad attaccare l'Akragas, lo cascio per Semenzin che mette il turbo. Semenzin pronto al cross, intercettato con la mano. Braccio largo, non viene concessa la punizione all'Akragas. 33 sul cronometro. Punizione per l'Akragas, ancora 0-0 all'Esseneto di Agrigento. Garufo per la punizione, cross. Vanno a saltare anche Barrera e Neri, due abili colpitori di testa. 34 adesso sul cronometro, parte Desiderio Garufo, palla sul secondo palo, Lautaro. Baio per Caccetta, aumenta il forcing l'Akragas, Garufo bene per Semenzin, il cross, Pavisic, eccolo qui, il bomber argentino si sblocca e l'Akragas è avanti 1-0. Azione fantastica dei biancoazzurri con Pavisic che ha spinto il pallone in fondo al sacco. 1-0, l'Esseneto cambia il risultato, ha segnato Santiago Pavisic. Baio, Barrera, Locascio, Garufo, Semenzin, tanta Akragas finora. Garufo alza lo sguardo, palla per Vizzini con il contagiri, Lautaro. Mansour contro avversari, Mansour vuole arrivare fino in fondo, fermato dalla difesa della Leonfortese. Niang, possesso palla per il numero 8 della Leonfortese, che poi scambia il pallone con Lopez. Mannino, Barcio, lo prende Vizzini, Barcio, Lentini, Mannino, Niang, Lopez, si va a sinistra da Caputa. La conclusione, palla alta sopra la traversa, prima occasione importante per la Leonfortese, il tiro del numero 9 Meta e non Caputa. Tutto questo al 40esimo del primo tempo con l'Akragas avanti 1-0. Siamo giunti al 43esimo. Barcio per la punizione Leonfortese. Vanno a saltare i difensori centrali Russo e Lopez. Occhio a Niang, appostato al limite. Tutta l'Akragas a proteggere il preziosissimo gol di vantaggio. Barcio. Parte il numero 7, palla in aria, Elezai, la palla è sua. Punizione per la Leonfortese, ultimi secondi del primo tempo. Barrera, poi Neri, Vizzini con la testa, Caccetta col petto, Barcio, la palla rimane in campo, attenzione, Leonfortese in attacco. Si salva l'Akragas che poi riparte con Mansour, lancio lungo per Pavisic, ma non c'è più tempo, finisce qui il primo tempo. Avanti l'Akragas 1-0, gol di Pavisic al 35esimo, un vantaggio meritato perché l'Akragas ha avuto due nette occasioni per sbloccare la partita, sia con Pavisic che con Mansour. Per la Leonfortese un tiro di meta terminato alto di poco, sopra la traversa. A tra poco!
Bentornati allo Stadio Seneto di Agrigento, ancora un saluto da Davide Sardo. Ricomincia la sfida Acragas e Leonfortese, si riparte dall'1-0 del primo tempo, rete di Pavicic. Garufo anticipa Lentini, la palla rimane in campo e poi Elezai. Masur punta l'avversario, si accentra, tiro cross intercettato, Pavicic va giù, ma c'era fuori gioco, non sarà rigore per l'Acragas, fuori gioco dell'assistente, c'è qualcosa che non va, ha alzato la bandierina l'assistente, poi è come se avesse accettato la decisione dell'arbitro, staremo a vedere cosa accadrà. Tutto questo al primo minuto della ripresa. Le proteste dei giocatori della Leonfortese, quelle dell'Acragas. L'arbitro ha fischiato il rigore per fallo su Pavicic. L'assistente ha alzato la bandierina per un fuorigioco di Pavicic. Staremo a vedere cosa deciderà il direttore di gara. Attenzione, è fuori gioco, dunque cancellato il rigore da parte dell'arbitro. Zangara di Palermo per fuori gioco di Pavicic. Simons in contro di Perna, ancora Acragas in attacco, Simons in, accanto a lui c'è Garufo, ancora Simons in, Locascio. Il tiro cross, palla che termina sul fondo, ancora un brivido per la Leonfortese, un'Acragas indemoniata, scatenata. Vizzini, Mansur, palla sul secondo palo, Semenzi con la testa, Garufo al rimorchio, para Lautaro, è un assedio alla porta della Leonfortese, gioca solo l'Acragas. Settimo della ripresa. Con le mani Locascio. Palla per Pavicic, Yoboa, appena entrata in campo, Caccetta, Garufo, per Vizzini, poi Mansur, arriva Baio, Mansur in zona tiro, la conclusione, palla fuori di un niente, altra palla gol per l'Acragas. Testa Speranza, poi Garufo, palla imbucata per Semenzin che non è in fuorigioco, Semenzin e poi Lautaro, occasione importante per l'Acragas con l'argentino Semenzin. Ventunesimo della ripresa, angolo per l'Acragas, lo va a battere Garufo, palla sul primo palo, la palla filtra, Pavicic, salvataggio di Yoboa, insiste l'Acragas, ancora palla in aria di testa Locascio, Semenzin si incarta prima di battere a rete, occasionissima ancora per Gustavo Semenzin, non viene concesso nemmeno l'angolo. Semenzin, la conclusione intercettata ancora Semenzin, altro tiro murato da un difensore della Leonfortese, Acragas che non riesce a segnare il secondo gol. Mansur, Garufo, prova a servire Mansur, ancora Garufo, insiste l'Acragas, Semenzin, ancora lui, non riesce a battere a rete, non riesce a colpire bene il pallone e l'Acragas non riesce a segnare il secondo gol, al 32esimo della ripresa si rimane sull'1-0. Mansur, 40esimo della ripresa, Mannina, cross basso, Lautaro anticipa sia Vitelli che Semenzin. Cross basso, Saddic, allarga il gioco, Mannina con la testa, riparte l'Acragas in contropiede, Mario Vizzini, Alessio Mannina, il cambio gioco, Semenzin. Leonfortese sbilanciatissimo in avanti, contropiede Acragas, Semenzin, libero a destra Mansur, eccolo servito, Mansur, in zona tiro, Mansur, Mannina non riesce a buttarla dentro, l'Acragas non riesce a segnare il secondo gol con Alessio Mannina.
Briones per la punizione Akragas. Da un minuto in campo l'argentino. Il cambio gioco. Baio con la testa. Vitelli. Protegge il pallone, spalle la porta. L'attaccante Campano. Vitelli, il cross morbido. Mannina! Salvataggio miracoloso di Lautaro. Briones. 91esimo. Attenzione, Baio, cross morbido, Vitelli, anzi no, Briones, da poco in campo, 2-0 Akragas, il centrocampista argentino segna il suo esordio assoluto in maglia bianco-azzurra, reduce da un infortunio, da 2 minuti in campo, ha fatto gol su assist al bacio di Benny Baio. Akragas 2, Leonfortese 0 e ci sta tutto il doppio vantaggio. L'Akragas che ha dominato l'avversario fin dal calcio d'inizio, ha sfiorato più volte il gol. Adesso è arrivato quello di Briones. Eccolo qui, 2-0 Akragas al 92 di questo bel match. L'Akragas mette in cassaforte i 3 punti. Barrera, supera Yoboa, ancora Barrera, ma non c'è più tempo, finisce qui, finisce con la vittoria dell'Akragas per 2-0 che ha dominato il match contro la Leonfortese. Un gol per tempo per i biancoazzurri, nel primo tempo Pavicic, la ripresa Briones, l'Akragas balla il tango argentino, segnano i 2 argentini, l'Akragas conquista i primi 3 punti. Del campionato parte subito forte, mettendo sotto una squadra ostica come la Leonfortese. Vi ricordo il finale dell'Esseneto, Akragas batte Leonfortese 2-0, reti di Pavicic e Briones. Mercoledì il ritorno di Coppa Italia contro la Profavara fuori casa e domenica prossima Mazara Akragas. Un saluto da Davide Sardo, a risentirci.